avanti, non so, vediamo il fatto del sole, la luna, il sole e la luna, il sole e la luna. Quando il sole, la luna e la terra, no? Quando c'è un'eclisse totale di sole, che cosa succede? La luna si mette in mezzo fra la terra ed il sole. E allora noi vediamo, invece della luce del sole, vediamo un cerchio nero. Lo vediamo nero perché la luna oscura il cerchio del sole, esattamente. Un'eclisse totale di sole, ce ne sarà una anche quest'anno. L'eclisse totale di sole. L'eclisse totale di sole, perché avviene, no? Avviene per quello che dice la Bibbia. La Bibbia dice che Dio fece illuminare maggiore, illuminare minore, fece la luna, allora prima ha fatto la terra, no? Poi fece la luna, fece il sole, fece anche le stelle. E dice, questi, il sole, la luna, questa è la terra, no? E dovevano essere dei segni, c'è scritto nel primo capitolo, dei segni, cioè dovevano indicare qualcosa, insegnare qualcosa, insegnare che Dio esiste, che è Lui che ha fatto queste cose. Allora immaginate, perché può esserci un'eclisse totale di sole? In base a due condizioni, queste distanze che sono nel rapporto 1 a 400 e questi diametri della Luna e del Sole che sono nel rapporto 1 a 400, vale a dire il diametro del Sole è 400 volte più grande del diametro della Luna. Allora, questi sono i due rapporti per i quali può esistere un'eclisse totale di Sole. Senza questi due rapporti, tra le distanze e i diametri, non esisterebbe, non potrebbe esserci un'eclisse totale di Sole. Allora, l'eclisse totale di Sole è un segno dato da Dio per farci capire, guardate che queste cose le ha fatte Dio. Perché dice qui, Dio prese, fece il sole e la luna e li mise nel firmamento. Lui li ha messi lì. Io sfido chiunque ad affermare che questi rapporti sono un caso. Cioè, il diametro della luna e il diametro del sole sono 1 a 400 e le distanze terra-luna e luna-sole 1 a 400. Io vorrei capire come può essere un caso. Non è un caso, non può essere un caso che ci siano questi esatti rapporti 1 a 400 nelle distanze e nei diametri. Questa è l'unica ragione per cui possiamo vedere un'eclisse totale di sole. E non è possibile che questo sia avvenuto per caso, come dicono quelli del Cappuccetto Rosso. Cioè, voglio dire, Cappuccetto Rosso è una delle favole. Quelli che parlano dell'evoluzione, del Big Bang, no? Questa è la favola, tipo la favola di Cappuccetto Rosso, perché nessuno sa bene, ma dicono all'origine c'era una grande energia concentrata, poi è esploso, no? E via, e ci sono state tutta una serie di progressi, alla fine poi si arriva al pesce, all'asino, all'uomo. Quel bambino una volta ha detto, maestra, forse lei discende da una scimmia, io no. E in effetti pensare che questo sia stato un caso è veramente una cosa folle, esattamente come la favola del Cappuccetto Rosso, del Big Bang, eccetera. Ormai tutti gli scienziati sono costretti a mantenere, per avere lo stipendio, a mantenere le sciocchezze che dicono, perché se dicono, oh, se riconoscono di aver sbagliato, immaginateci, ma tu hai insegnato 20 anni, 30 anni all'università, hai detto idiozie, dai tutti i soldi indietro che ti abbiamo dato, hai detto idiozie, ma i professori non possono certamente accettare questa cosa, devono per forza mantenere, anche quando si accorgono di aver sbagliato, però dico prove di un processo evolutivo non ce ne sono praticamente, sono tutte cose che gli scienziati vabbè, devono tenere per guadagnarsi lo stipendio. Come si fa? Di fronte a una cosa di questo genere, resto sulla stampa, una volta c'era il giornale nazionale, la stampa, c'era uno scienziato, un astronomo, che ha detto chiaramente che questa cosa fa riflettere. Non era un giornale evangelico, non era un giornale cristiano, la stampa, un giornale. E c'era un astronomo, non mi ricordo il nome, che commentava l'eclisse e diceva, guardate un po', questi precisi rapporti determinano l'eclisse. Come fa ad essere un caso? E non era un cristiano, non era un credente. Come fa? E allora io lo dico a tutti voi, come fa ad essere un caso? Non è un caso, è che la Bibbia è meravigliosa, la Bibbia l'aveva previsto. Dio li ha messi lì dove sono, con quei diametri e con quelle distanze. È scritto così nel primo capitolo. Dio li ha messi lì. È un altro fatto incredibile. Cioè, le lettere ebraiche hanno anche valore di numeri, sono anche numeri. Se voi andate a comprare il giornale oggi in Israele, la data è scritta con i numeri, scusate, la data è scritta con le lettere, che sono numeri, non con i numeri arabi, con le lettere. Le lettere ebraiche quindi sono anche numeri. C'è una lettera ebraica, l'ultima dell'alfabeto, la Tau,
che si scrive così, la tau, l'ultima dell'alfabeto, che significa segno, significa proprio segno. Anticamente si scriveva così, no? Come una croce. Segno, significa segno. E poi c'è stata l'evoluzione alla tau, verso la tau. La forma attuale è questa. Ogni lettera ebraica, dicevo, è anche un numero. Ora, tau significa segno, segno. Il suo significato è segno. La parola tau, che dice che è il nome di questa lettera, significa segno. La scrittura, abbiamo detto, dice che il sole e la luna dovevano essere dei segni. E adesso, secondo voi, rapporto 1 a 400 è un segno. Rapporto 1 a 400 delle distanze, un altro segno, no? Uno dei diametri e delle distanze, 1 a 400. Che numero è la tau? Che numero indica la tau, visto che significa segno, e visto che questi dovevano essere dei segni, e visto che questo segno è basato sul numero 400, che numero è la tau, che significa segno? Scusate il gioco di parole, ma è chiaro, risentitelo, tornate indietro, riascoltatelo. Cosa significa questo giro? Il segno è 400, sole e luna devono essere dei segni, due volte segno 400. La tau significa segno, che numero è? Evidentemente è il numero 400. Quindi vedete, la Bibbia è davvero meravigliosa, è incredibile, perché allora mi dà due rapporti tra diametri e distanze perfetti, il 400. Mi dà una lettera, come Gesù ha detto, che tutte le lettere della Bibbia significano qualcosa. Ha detto Gesù, nemmeno un apice o uno iota della legge passerà, che tutto, quindi anche le lettere, ha detto Gesù, sono importanti. Questa lettera segno vale 400, esattamente come le cose che dovevano essere un segno. Se questa non è perfezione, se questa non è meraviglia, io cado per terra, mi nascondo, basta, non ditemi più niente, perché sennò allora vuol dire non guardate più il programma, andate via, cambiate, spegnete. Perché non si può rispondere diversamente. Questa è parola di Dio e questa è perfezione. Questo significa che la Bibbia è meravigliosa. Ci sono tutta una serie di altri fenomeni, continueremo in un prossimo istante a dimostrare che la Bibbia è meravigliosa. Grazie per la vostra attenzione.